Immagina la scena, alcune persone stanno svolgendo un'attività che non hanno mai provato prima, per cui si sentono impacciate e di fronte alle videocamere appaiono anche un po' ridicole. Sanno anche che l'intera attività, quindi tutta la scena verrà filmata, ma da una persona di loro fiducia e con la promessa che il video rimarrà esclusivamente per un uso interno. Poi ad un certo punto questo video esce all'esterno e senza il consenso delle persone che vengono filmate. Questo è proprio quello che è accaduto ai dipendenti di una famosa banca italiana, molto recentemente, o almeno all'apparenza, perché agli inizi si pensava che fosse una delle ennesime operazioni di marketing, come ormai i mass media ci hanno abituato, ossia di finti documenti creati ad hoc, fatti uscire appositamente dalla cerchia ristretta, con l'unico obiettivo di far parlare del brand. Un'ipotesi che potrebbe anche esistere, anche se in realtà, a quanto pare, a 2 o 3 giorni di distanza, pare che le cose non siano andate esattamente così. Qualcuno sostiene che siano stati gli stessi dipendenti della banca a far uscire questo video per esprimere il loro disagio nel lavorare in quella banca. Questo non lo so, io non sono un insider, quindi non so di preciso che cosa sta dietro. Quello che a me ha colpito, invece, è stata la reazione delle persone. Ossia, pare che l'Italia, riguardo a questo discorso, si sia divisa a metà. Da una parte le persone che hanno urlato a gran voce al cyberbullismo, dall'altra le persone che hanno minimizzato l'accaduto, portando come motivazioni il fatto che tutto sommato sono adulti, per cui perché prendersela così tanto? Qualcuno addirittura ha iniziato a parlare di mancanza di autoironia e del fatto che ormai quelle persone non erano più dei ragazzini. E questo mi ha fatto riflettere, perché mi ha fatto pensare quanto purtroppo siamo ancora legati alla netta contrapposizione tra ciò che è permesso ai minorenni, quindi ai ragazzi, e ciò che invece è permesso agli adulti. Ossia, sembra che, come sempre, agli adulti sia permesso di fare molto di più, o più che altro di subire molto di più. Ossia, se questo episodio fosse accaduto tra ragazzini di una scuola media o di una scuola superiore, tutti avrebbero gridato al cyberbullismo senza ombra di dubbio. E avrebbero chiesto a gran voce la testa della persona che ha fatto uscire il video dal gruppo. Ma dal momento che in questo caso si tratta di adulti, i sentimenti, da questo punto di vista, soprattutto da certe persone, sono stati molto più pacati. Perché? Perché 2 pesi e 2 misure differenti? Come se un adulto non potesse soffrire esattamente come un bambino, esattamente come un adolescente. Come se un adulto non potesse essere vittima anche lui di cyberbullismo, esattamente come possono esserlo, ahimè, vittima i bambini o i ragazzi. Perché quindi il contesto e il contenuto del video, i personaggi che compaiono del video, sono in grado di modificare così tanto la percezione delle persone? Purtroppo, quando si parla di cyberbullismo tra bambini o ragazzi, si pensa molto spesso all'amico di scuola bastardo che con fare arcigno condivide il video, magari anche con dietro una risata satanica di sottofondo, cosa ben lontana dalla realtà, dal momento che i nostri ragazzi, molto spesso, non sempre, ma molto spesso, nel momento in cui condividono un video o una foto in cui si vede che qualcuno sta facendo uno scherzo ad un altro loro coetaneo, raramente lo fanno con l'idea bastarda, molto spesso lo fanno più semplicemente con l'idea di condividere un contenuto buffo che li sta divertendo con i loro amici e magari anche farsi 2 risate insieme. Purtroppo poi noi sappiamo benissimo che tutto questo movimento goliardico può sfociare in disastri ben peggiori e in alcuni casi anche molto estremi. Quando si parla di adulti, invece, si pensa sempre alla scena goliardica. Perché? Perché un adulto, e ritorno alla domanda di prima, non può essere anche lui vittima di cyberbullismo e soffrire esattamente come potrebbe soffrire un bambino o un ragazzo? E qual è il confine tra la semplice condivisione goliardica e il vero e proprio cyberbullismo, parlando di adulti? Questo lo chiedo a te. Scrivimelo nei commenti, scrivimi che cosa ne pensi e parliamone insieme.